Allora, comincio a rosicare un botto, ragazzi e ragazze, un botto, di fare video senza avere le carte. Cioè, questo tranquil feedback io me lo meritavo. Cioè, io mi meritavo, ma poi sicuramente a Las Vegas, mentre facevamo le varie sbustate, ma le carte se le ha tenute Jacopo, l'avrò sbustato, ma ne avrò sbustati N, spero, di questi affari qua. Eppure non ce l'ho da farvi vedere adesso e da presentarvi, nonostante sia una carta comunque molto serena, ecco, una carta che comunque fa il suo, entra, è una 3-3 a 3, se paghi un verde in più, quindi effettivamente a 4, questo è un po' fastidioso, ok? Però lo puoi pagare più volte, quindi la paghi 3 e 3 verdi, puoi fare 3 delle abilità, devi farle diverse, tra cui distruggere l'artefatto incantesimo, esiliare il graveyard di un avversario che per il verde è una ottima cosa. C'era una carta, Loam Shaman, che rimischiava però il cimitero dell'avversario. Gli esili verdi, aiutatemi a dire se chiaramente c'è Endurance, anche quello rimischia, però invece questo tranquil feedback ce la fa, riesce sia, e poi vi dà anche 4 vite quando le cose si dovessero proprio mettere male. Una carta secondo me carina, che mi fa piacere che abbia trovato posto in Pioneer, anche se in una misera copia. E che dire, chiaramente, insomma, fate un like sulla fiducia almeno a lei e non a me, che sono vestito con la maglia della nazionale italiana pallacanestro, perché ieri ho commentato, anzi ho presentato, ero l'host da studio, da casa in verità, la trasmissione Twitch della Federazione Italiana Pallacanestro. Appunto, like sulla fiducia per tutto il lavoro che qui vi si porta, e andiamo a vedere che partita ci aspetta, che avversario ci aspetta in questa quarto game della serie di Pioneer, di cui trovate gli episodi primi. Come sempre facciamo spazio ai nostri sponsor, oggi un po' di Fantasia Store prima di Mana Traders, perché tra un po' devo ordinare a Fantasia Store e non vedo l'ora. E stavo pensando, ragazzi, secondo voi, qualcuno di voi sicuramente lo sa e mi sa rispondere e mi vuole rispondere, è meglio investire sull'impacchettato di Doctor Who che sta per uscire, Secret Lair o Signore degli Anelli? Perché io voglio comprare uno di questi due prodotti e magari comprarlo col 5% di sconto dato dal codice, appunto. Allora, siamo contro Willy ed El, quindi siamo contro un pro player che ha appena disputato i Worlds, questo è il suo nickname al 100%, solitamente lui gioca midrange, Rakdos midrange, vediamo cosa ha portato. Noi comunque abbiamo un'ottima mano qualunque sia il matchup e ce la teniamo ben stretta. Chiaramente un Tossiz può rovinare questa mano perché ci toglie Path of the World Tree, che avrebbe sistemato tutti i problemi di colore che potremmo mai avere, e insomma vediamo se succede questa cosa. Stavo pensando che recentemente le carte veramente di Flavor Text ce n'hanno sempre poco, perché ho sbagliato proprio tasto, cioè non volevo premere. Oh my god, quando registro queste cose in video poi mi sento troppo male, lo sapete. Tra l'altro questa giocata qui probabilmente ci fa perdere la partita, ve lo dico, perché noi adesso dobbiamo seguire con bianco Chain to the Rocks forse, e vabbè, arrivato Seeds che comunque ce lo levava questo Path of the World Tree. Oddio, forse adesso può scegliere, ma io non... No, forse leverei Farce of Invention. Forse l'avrei levato anche prima con Terra Tappata Verde, che poi fa Path of the World Tree. Allora, dicevo, le carte hanno sempre poco flavor text. Just tell us how many you want and get out of this way. Invece leva Path of the World Tree, eh? Beh, effettivamente, comunque, se noi non arriviamo a quarta terra, la partita non è comoda, eh? Ma noi ci vogliamo arrivare a quarta terra con un colpo di coda, perché adesso io pesco un altro Path of the World Tree. Ma lui, in ogni caso, Sofiso Invention, immagino che possa essere scartato. Quattro carte nella mano di Edel e noi continuiamo a pescare solo ed esclusivamente rimozioni. Aspetta, qui mi metto in mano Yorion. È una mossa che non avrei fatto. Io l'ho fatta, visto un attimo, ho premuto, questo era il 5 se sentiate il rumore, non l'avrei fatta solitamente perché poi me lo scarta. Yorion è quasi sempre la carta che ti fa vincere questo matchup molto grindoso, però ha fatto già due Tossiz, mi sento un attimo sicuro, cioè insomma cerchiamo di provare insomma l'ebbrezza di non bloccarci totalmente con le lande. Allora io qui Deputy lo posso fare su questa, ok? E
Però effettivamente se lo faccio sulla pedina non fa un soldo di danno, tanto questa poi si trasformerà in una creatura. Se io lo faccio adesso qua non lo farei mai, perché poi lui attacca e fa un tesoro. Quindi io sicuramente vado a levare lo sciamano. Quindi il mio piano è: lo levo qua, così non vengo punito dalla removal su Deputy of Detention, in caso che gli avrebbe ridato favola. E aspetto sul ponte, no, sulla riva del fiume, come insomma, a parte che poi se pesco terra stampata posso pure fare gli Orion. Comunque, se no, aspetto e c'ho il mio Centu the Rocks per la favola di Gigi quando flipperà. Doppio Fatal Push al cimitero. Chiaramente, post side dobbiamo stare molto attenti a Extinction Event. Ne abbiamo già subito l'efficacia sui denti ieri. Graveyard Trespasser è una buona carta di Magic, ma non buonissima quando non ci sono creatura al cimitero per fare quel danno in più. Allora, Agent of Trigger è una pescata veramente di fango, e io penso che qui devo proprio scartare Agent of Trigger. È talmente tanto brutta come pescata che addirittura andrà alla abilità Ward. Quanto mi piace questa carta, peccato che, cioè, in Modern aveva mezzo visto gioco, un secondo se non sbaglio, però poi basta. E Pioneer chiaramente è sicuramente uno dei, come si dice, cornerstone of delle liste di Rakdos. Un'altra favola di Gigi, non me la meritavo manco questa. Adesso devo pescare un'altisonante terra stappata. La terra stappata fa un effetto interessante. Se gli ridò la 3-3, io devo levare quella Reflection, giusto? Che sono due carte diverse, quindi se faccio qui questo non mi porto a casa questa. Ah, se gli ridò la 3-3, che io poi blocco con gli Orion, posso levargli le due carte che temo. Quindi Chain to the Rocks va sulla Reflection e quello si mangia un altro token. Rimane la mia 1-3 e la sua 3-3. Se c'ha removal per gli Orion, chiaramente siamo un po' in un mare di guai. Però poi abbiamo Garrett a seguire. Va bene, la giocata che ho deciso di fare. Chain to the Rocks e questo. Perché mi chiede altro? Sono tutti permanenti che sono. Posso toccarne altri? Dovrebbe direttamente partire. Oh, forse no, devo sempre premere danno. Ok, qui chiaramente perdo uno, lui guadagna uno. Mentre the Battlefield Trigger Graveyard Trespasser. Al mio fine turno arrivano queste due. Chain to the Rocks si attacca qui e va qui, mentre tu vai qui. Benissimo, tanto lui Chain to the Rocks da lì non lo leva, fa un altro pesco 2, scarto 2, scusate, scarto 2, pesco 2, perché quello fa la favola. Io sono pronto a levare, perché lui il vantaggio con chi lo fa? Lo fa sicuramente con la Reflection. Il matchup è orrido per lui, lo sapete benissimo, abbiamo detto mille volte, questo mazzo si gioca soprattutto per affrontare loro. Go for the Trot è buona, dal buono all'ottimo, però magari adesso Garrett la salva sta partita. Certo, le creature al cimitero sono finite, però Garrett ha tante altre abilità, no? Ah, Knight of Odin, però ce n'è una che ci interessa molto in questo frangente, e cioè spaccare questa. Poi non uso le mie risorse, cioè Chain to the Rocks qui e scarto Garrett, manco se mi paga. E farò successivamente Garrett dalla mano, quella è la mia idea. Destroy Target Artifact or Enchantment, favola di Gigi, come mi, insomma, dico spesso, probabilmente la carta più forte stampata negli ultimi tre anni, da Oko in poi la carta più forte mai stampata, l'ho detta. Ammazza, Edel decide che basta così. E allora sideboard per questo matchup, praticamente noi non sappiamo niente perché siamo proprio perfetti così.
potremmo salutare questo, perché sono due blocchi in certe situazioni. Ho visto che mi è servito, una volta l'ho copiato, ho fatto un board importante, però che togli? Cioè, nel senso, questo ci è appena servito, lui, io ci voglio puntare su di te, perché no? Cioè, non mi sembri proprio un cretino. Puoi fare la stessa cosa con la favola, esiliare il cimitero un croxa. Io dico che andiamo proprio così, non cambiamo neanche una carta. Pensate quando siete al tavolo, mischiate, ok, vai mano, andiamo alla prossima partita e non cambio neanche una carta. Ovviamente qui, post side, carta veramente importante del matchup, Up the Beanstalk, perché lui ha veramente pochi modi per interagire poi con quel motore. Qua abbiamo una mano, comunque, una mano che... se aggredita è un po' meno una mano, perché abbiamo solo una rimozione sotto forma di line binding. Venendo anche le line binding al flavor text, non ce l'ha più nessuno. Eccola 3-2, un po' la temevo. Bella questa favola, molto bella. A verde, rosso, bianco, blu. Io devo prendere nero con Path of the World 3 e mettere in gioco il bianco, perché così poi posso fare le line binding se mi va, e potrebbe andarmi, Madonna, comunque questo matchup è veramente unico. O vincono all'inizio o è davvero complicato tirarti giù, perché a un certo punto, quando lui poi fai i suoi pezzoni eccetera, tu c'hai talmente tanto vantaggio naturale che... Vedi, lui comincia a aggredire molto il campo di battaglia e questo è importante. Noi qui possiamo fare favola, che però la nostra mano non fa propriamente schifo. Io propongo invece di evitare che lui rampi con il nostro line binding, facendo addirittura una terra nera, poi faccio un altro Path of the World 3 e mi metto in mano un'altra bianca. Così poi faccio Fires of Invention, Enigmatic Incarnation e sacrifico un Path of the World 3. O un le line binding che non ha nulla sotto, ho sbagliato. Ah, ma mi manca blu. C'è un piccolo problema a questo ragionamento. Io non posso fare tutti i colori. Se metto a terra blu, pago il line binding 2. Vabbè, il piano non cambia. A questo punto metto a terra terra tappata e sì, non voglio che lui abbia un mana in più. Secondo me la nostra mano è talmente tanto forte, se andiamo a fare Fires e Incarnation, che il rischio veramente peggiore è questo. Poi faccio un agente e mi frego una terra, tipo questo flippato. Chiaramente se qui arriva un Tossiz dobbiamo un po' rivedere i nostri piani, però il piano B mi sembra forte, perché facciamo Fires of Invention e favola. E poi a un certo punto Yorion. E Yorion su questa board è devastante. Arriva Dures, quindi Enigmatic Incarnation la perdiamo, credo che sia la spell più pericolosa. Lo sa anche lui, c'è un line binding là per terra abbastanza forte. Poi c'è anche Dossiz, così ci leva anche Fires of Invention per essere sicuri. Vabbè, e noi rispondiamo con la nostra favoletta, no? Però secondo me la linea rimane comunque giusta, levargli quel token. Ah, sono molto fortunato io. Che devo fare? Del, mi dispiace. Il bug della Dures pescato, che ti devo dare, va così. E ho poche carte, quindi penso che prenderò Atraxa. In verità non prendo Agent of Treachery, mi rifaccio la mano con line binding, serve, basta per Willy ed El. Top 8 negli ultimi Worlds, ci abbiamo appena vinto. Ragazzi, Magic è che da una parte uno non si deve, cioè dovrebbe essere contento, no? Appena battuto, però dall'altra cerchiamo di guardare in faccia la realtà. Matchup orripilante per lui, se sbaglio forse tutte le giocate, e ce la fa, però
Jamis, carta incarnation, pesco incarnation. Sono buoni tutti, abbatte Willy. Ed... no, assolutamente Willy, si scherza, era una citazione. Chiaramente. Perché è una citazione di Guzzanti, sono buoni tutti a metterci una scritta sul cartello. Allora, mentre cerchiamo, vi ricordo che anche ManaTraders è un supporto costante al canale, offre il 10% di sconto a tutti coloro che usano il codice AkiraZQ0 per i primi 2 mesi di abbonamento. Sono sempre codici nuovi, quindi non so se potete sempre riutilizzarli. Fatto sta che ManaTraders vi permette di giocare su Magic Online e testare contro Willy ed El. Contro di me pure, perché chissà quanti voi mi hanno battuto così o mentre io ho cappellato, cosa insomma all'ordine del giorno. Molto spesso gioco a Magic sdraiato, no, con i piedi qui, ormai non tanto perché mi sta facendo male la schiena, però insomma è anche molto relax, cioè ci sta, anche se mi piacerebbe levare quel tipo di partite che faccio, cioè quindi quelle partite che faccio sono sempre in Modern perché è il formato che mi piace di più, in cui non mi impegno, lo faccio per svago. Preferirei continuare, cioè ricominciare a giocare a qualche videogioco. È uscito Cocoon, tra l'altro. Chi l'ha giocato qua su YouTube? Se l'avete giocato, fatemi sapere com'è nei commenti. Sono molto interessato al nuovo lavoro dei ragazzi di Limbo. Tra l'altro, tutti dicono essere veramente molto ispirato anche questa volta. Vi tiro una pausa perché abbiamo chiacchierato molto. Spero di avervi tenuto abbastanza compagnia. E poi arriverà un opponent, eccoci, pronti? Pioneer, mi sa che col fatto che la stagione competitiva è Modern, a chi piace il formato e lo vuole giocare su MTGO si aspettasse delle lunghe attese, perché secondo me non verrà stragiocato in questi momenti, questo periodo, ecco. Mano, che oserei dire, perfetta. Up the Beanstalk Removal, quindi tu che hai rivelato qualche companion? No, lui ha mulligato a 6, per questo ha passato a noi il turno. Cinque per Oppo, oggi siamo molto fortunati. Cosa sei, un combo? Che mulligli hard ma alla fine rimane in partita? Ma l'avete visto pure voi quel nero o solo io? Attenzione, potrebbe essere un mirror. E può essere un mirror per davvero, perché questo mazzo c'ha delle mani intenibili, raga, cioè c'ha certe mani veramente intenibili. Vai, lo scopriremo solo vivendo. Andiamo di Up the Beanstalk. Che cartissima, ragazzi. Spell Pierce non me lo meritavo. Fortunatamente non è arrivato. Fires of Invention, la nostra pescata. Ma lui invece non è un mirror. Questo è un controllo. E... ma ti voglio fare un patto di War 3. Così. En passant. Voglio che tu me lo counteri. Perdi una carta. Siamo tutti contenti. Mamma mia, ottimo. Vai, perfetto. Il nero è un problema, ma magari lo risolveremo. Cioè, lui ha mulligato veramente tanto, quindi io adesso faccio verso invention, risolvo e vinco, praticamente. Credo. Se no, a counter faccio dopo Enigmatic Incarnation, invece no, come avevamo previsto. La difficile situazione di Oppo. E perché levarsi quell'app di Beanstalk? Io non ricordo mai che a 5 cosa abbiamo per fare vantaggio carte. Solo Yorion che pesca con Beanstalk, però. E ci leviamo Fires. Eppure a 3 questo mazzo comunque vantaggio carte non ha un cazzo. Cioè a 3 deve prendere Night of Autumn, praticamente. Ma si è proprio studiato per un meta particolare. Dovessi giocare in negozio lo cambierei. Vabbè, sì, io
Penso che la soluzione migliore sia prendere te e rimbalzare questo e via. Due verdi ce l'ho, mi manca un bianco per fare Tolsimir. Arriva un signorotto che però non è proprio il più scemo, è Teferi. Io qua pesco. Posso fare solo favola di Gigi. Che potrei... Gli faccio fare un turno di Teferi? Perché qui posso prendere Elliot. Elliot è forte, quello sì che fa vantaggio carte. Se no potrei rimuovergli Teferi con Deputy of Detention, ma non mi piace la giocata. Voglio tenere Up the Beanstalk attiva, quindi prendiamo Elliot e riprendiamo la favola. Oh, Elliot è leggendario. Si trasforma e fa cose, eh? Se non lo ammazza, non è il più stupido. Memory Deluge è importante, vuol dire che Teferi ci lascia. E che dobbiamo fare, gioco? Me la dai una terra stappata, così faccio Garrett e faccio un disastro? No, non serve, vero? Too much. Faccia che dall'altra parte è solo creatura. Ah no, è sempre enchantment creature. Complete the fate, complete the god. Questo l'ha detto a Gianni, mica uno qualunque. Poi complete chiaramente si leggerà in un modo diverso. Allora lui stappa, ci deve avere una removal qua. No, anche se ce l'ha, questo ci lascia. È un momento bellissimo. Io quasi quasi flippo Elliot, ma solo per vederlo, regà. No, non ve va? Cioè, alla fine che devo fare? La favola? Io flippo qualcosa. Non mi frega un cazzo. Vai. Ne faccio pure i danni. So così. Del tutto scordinato tutte le specie, cioè io posso fare tutto come se avesse flash. Interessante. E mi levo Up the Beanstalk perché per prendere una roba a 3 che fa cosa, cazzo, cioè copia questa, non rimuove, non faccio un cazzo, vai, cioè sto per favore sto per fare favola di Gigi Instant, cioè, una cosa che. Tra l'altro se lui pesca 2, pago questo 3, ho capito bene. Dice spell you cast, cost one less, for cast, for each card, Europe, non disturb. Ah, pesca un po' di carte. Attenzione, ti ha messo in fortold il counter, non può counterare questa magnifica favola di Gigi Instant. Che non l'avete mai, avete mai visto una favola di Gigi Instant? Avete mai visto una favola di Gigi Instant? Su un altro canale? Eh? Eh? Non l'avete vista, raga. Non l'avete vista. Non l'avete mai vista. L'avete vista oggi. Ecco. Voi siete serviti. Guarda, devo scartare delle carte, direi. Veramente non so che farci. Madonna, potevo pescare una terra comunque, eh? Una terra adesso, che ne dici? Gioco? Niente, Fires of Invention, va bene. Oh, tanto con Fires, ah certo, le posso giocare solo nel mio turno, le spell. Che brutto. Ah no, però attenzione, cioè io adesso gli posso fare Chain to the Rocks Instant se fa tipo uno Shark Typhoon. Oh my god, manco questo avete visto mai, raga. Manco lei però che ci ammazza questo e finito il giocattolo. E sì, non c'ho modo per
per fare nulla. va bene così. E io adesso non posso più fare le spell instant, ovviamente. E... ma io lo faccio Fires qua. E non è la mia prima spell, però. Sì, lo faccio perché lo sacco. Voglio giù questo per levare lei. Poi ritorna se me lo leva. No. Mi metto sotto bratta se prende le Schnorr qua. Mentre poi posso fare due cose a 5. Va bene, allora facciamo così. E così, così non torna quella scema. Va bene, va bene. Ma io dopo gliele faccio 18, 3, 6 e 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, peccato però. 17. Ah, faccio rapido pure questo però. Mm. No, però comunque non gliele faccio abbastanza. Doomscar è arrivata. Giustamente prima o poi una ratta questa lo doveva fare. Tra l'altro ha mollicato a 5, però Cristiano. E sì. Si va a comandare, vediamo un po' come. Però io posso fare solo due spell. Sì, beh, però è meglio, no? Perché faccio questa, pesco. Beh, scado una roba leggera. Faccio questo, pesco. Di up the beanstall. Vedete perché non lo devo sacrificare? Con questo non posso fare un cazzo, regà. Che brutto trip. E... perché questi sono tutti leggendari. Mannaggialo. E... allora, questo che fa? Lotta però? Perché io lo posso pompare? Sì, penso che lotta, giusto? Ok, allora scelgo quella. Poi... metto un counter qui. Eh sì, sì, lo so, è successa una cosa molto molto potente. Attenzione, pensa a te. Va bene, non lo pompo più, quello muore. E niente, non posso fare nulla qui, non guadagno neanche 3, non posso fare altre spell, posso dare rapidità a tutti i miei omini, compreso lui, con cui ripeto non posso copiare niente. Posso dare due segnalini, quindi questo è 3-3, questo è 2-2, io posso attaccare con tutto fondamentalmente. Hanno anche trampoli nel dubbio, e poi faccio Atraxa. Direi che ci siamo. Allora, segnalino. Ah, questo è un 4-4, cappellato. Perdo la mia... vabbè, ma va bene. Cioè, oddio, va bene, c'avevo 100 removal. Ma era meglio non perdere. Certo, sono solo cose leggendarie, quindi non ci avrei fatto granché. Vai! Allora, adesso... io perché mi devo levare questo? Forse è il momento di levarsi up the beanstalk. Per prendere però un clone. E che ci famo? Niente. Devo dire niente. Night of Autumn. O sto coso. Night of Autumn. Non lo so. Ragazzi, a questo mazzo manca assolutamente una carta che a 3 dica pesca, fai una cosa che ti dà del bene, che ti fa stare bene, come dice Caparezza. Cioè, fatela via bene, ecco, gli manca questa carta qua a 3.
Poi ce ne ha tante altre, lui non è riuscito a riprenderci chiaramente perché era un po' complicato, però insomma. Questo, leviamo tutte le rimozioni. Ah, Rest in Peace contro di lui. No, allora, Arconte di Emeria, ok. E come avevamo salutato l'altra volta? Io avevo messo tipo dentro tutto, tutti dentro. Rest in Peace gli leva Memory Deluge e a noi ci leva Garrett. E qua alla fine della fiera, cioè, Garrett vince proprio con quell'abilità lì solitamente. Cioè, il punto è che questo mi sembra un mazzo che nei matchup dove fa bene, fa veramente bene, perché è studiato per quei matchup lì. Però un silver bullettino un po' stranino che fa delle cose, secondo me ce lo saremmo meritati, raga. Ah, verde, blu, rosso, bianco, nero, abbiamo tutti i colori, ma vogliamo fare Nilea's Presence sulla nostra palude al 100%? Ah, adesso che la via non è ostruita, sì, così poi non abbiamo più problemi di mana, possiamo fare il nostro Dovin Sveto, possiamo fare i nostri line binding, tutto quello che ci viene in mente. Lui terra tappata, buono. Sto trioma ce l'abbiamo due in mano, lo ciclo, perché pure questo prende terra. Vabbè, famo sta giocata qua. Sì. Beh, tanto quelli prima o poi li devo mettere in gioco, perché poi una certa, cioè, a me queste idee di sto mazzo mi piacciono. Ecco perché lui dice: non faccio vantaggio carte con le creature a 3 come vorrebbe Simone Aguilera Trimarchi, che mi ha rotto il cazzo in un video, ma faccio Path to the World Tree, che comunque è sempre vantaggio, cioè nel senso, lui la sua cosa la fa Path to the World Tree. Carta in Fortel, e noi adesso abbiamo open un sacco di spell fighe. Senti, sto trioma alla fine della fiera, devo giocarlo come terra, che a me mi sembra che questa sarà una partita lunga, quindi le terre ci servono tutte. Ho un po' cappellato a mettere la presenza di Nilea sul nero, cioè se dovesse aver bisogno di doppio nero, ma il mazzo non lo gioca mai, non potrei avere doppio nero, però secondo me, ripeto, una concessione che possiamo farci abbastanza, che di nero usiamo prensa solo questo e l'abilità di Kerry. Ok, io adesso posso rinunciare a uno dei miei counter per fare questo coso. Alla fine è un coso 2-1-1 e poi posso copiare. Ma sì, vai. Oh, menano. E tengo Teferi con Dovin Sveto. Easy peasy. Vai, infatti non l'hai counterato, te credo. Sono 2-1-1 de merda. Ma poi ti faccio pure il clone. Poi sono 4-1-1. Lingering Soul a 6 però. Quella a 5 con una carta sola. Questa con due carte di cui una è un clone. Madonna mia. Devo sta zitto. Memory Deluge, il primo offro io. Il primo, sì, è un regalo della casa. Alla ricerca di flavor text, eccoli. Poor lost mage, you feet are on hand, on land, yet you are over your head, aren't you? Non fai le ferie, lo sai che c'ho dove sveto, cosa che happens. Attenzione al clone, siete tutti pronti per l'emozionante momento di clonare questo cesso? D'altro, se c'è uno Shard Typhoon qui succede un casino, ma noi siamo coraggiosi, ragazzi, noi siamo veramente degli spiriti condottieri, cioè noi siamo stati dei grandissimi condottieri in vita, adesso siamo ridotti così, e infatti senza paura di niente. Il clone, ragazzi, mamma mia, raga, il clone, c'ho manco terra per dopo, però potrei ciclare. Vabbè,
Ho fatto il clone, raga. Sbagliato. Questa non. Questa è una cazzata. Mo faremo al qua e clono sto coso. E non ci ho terra per dopo. Per fare questo, perché questo è importante fare, perché quello è vantaggio gratis. Sta lì, lui lo deve rimuovere. Ha fatto il suo, e quella è la forza di quella carta. Ha fatto il suo, e lui lo deve rimuovere dopo che ha fatto il suo, perché se no a una certa farà un'altra cosa, tipo Memory Delage. Attenzione, il clone è riuscito e adesso non ci ferma più nessuno. Ora siamo coperti con Dovin Sveto, Mystical Dispute. E vi dirò di più: se fa Shark Typhoon per uccidere la nostra mandria di spiriti, che siamo diventati un mazzo spiriti, sapete che facciamo noi? Noi lo esiliamo. Attenzione, 7 mana già può fare questo, no? Puntato, sì, dai. Vai, non lo potevi fare quello, eh? Ah, perché sei in main phase, che vuoi fare? Ah, beh, se usi il mana per far Scry 2, tutto ok. Mo tira un farewell, regà, che mi manda su, cioè che pensa di mandarmi su Plutone, ma io faccio Mystical Dispute. Se lui fa terra, invece faccio Dovin Sveto, perché vedrai che mi tocca. Ha fatto terra. Terra, farewell. Dovin Sveto. Dovin Sveto. E invece ci pensa. Attenzione, la nostra armata di spiriti può ancora dire la sua. In questa notte azzurra. Sì, sto registrando che è notte, che è sera. Ah, guarda che ho pescato. Terra stappata. Benissimo. Quindi io adesso posso stare open. Ti countero abilità attivata. Faccio Dovin Sveto. Faccio Mystical Dispute. Posso pure fare da 3. Ma se non succede un cazzo come a sto turno, adesso lui fa chiaramente memoria di e se non succede un cazzo come a sto turno, io ti faccio Path of the World Tree addosso. Beh, sì, lui credo che faccia sicuramente memoria di luce, dai. E che facciamo su sto memoria di luce? Non l'ha fatto, non ha fatto niente, manco ha tappato. Ho letto mo che il nickname di questo è FreeTX. Cioè, ma sta a sbagliare apposta? Cioè, anzi, che è abbandonata la lotta? Non si fa. Il nero ce l'ho solo qui. Tiè, guarda che fa patto the world, va? Attenzione, c'è una cosa da fare. Discontinuity. Impressive. Impressive. Senti, zio, ma tu come ti relazioni al fatto che io faccio gli Orion? C'è un counter. Allora io non lo faccio mai. Ne tengo. Mi fai? Sono appena 4 per turno, 3 turni è morto questo. Vedrò una soluzione. Se tappasse lui, io poi faccio Atraxa, gli Orion, le mie cose. Doomscar. No, così. Ce l'hai un'altra ratta? Ce l'hai mo? O più altri 4 pizze? Pensa se mo fa farewell e io faccio Mystical Dispute. Quanto godo. Invece non è successo. Attenzione. Turno nostro. Discontinuo. Col cazzo, zio. Ma col cazzo. Ma questo pure è un altro Lotus Field Control? Eh? Cioè, ma Lotus Field ha fatto il game su 2? O dalla sua mano abissi, non lo capisco. E io posso riprendere Path of the World Tree, quindi mi sa che farò st'attrezzo. Sì, poi metà. Vai. Insomma, ha fatto discontinui su Path of the World Tree, ma vi rendete conto? Cosa comunque, insomma, non si fa,
e vabbè, mo lui troverà la soluzione a sto board, se ne è morto chiaramente. E troverà una soluzione a sto board. Se trova Farewell, brutto brutto brutto. Memory Deluge per me ne puoi fare 10. E? Dietro la Doomscar un'altra volta. E poi io faccio Atraxa. L'hai trovata però. Vedo che tappi Ermana. No, Teferi non basta. Teferi non basta, mi sa. Attenzione, Teferi che stappa Field può bastare. Può bastare. Dipende che c'ha Oppo. Io due danni li faccio così. Non ti vedo all'inizio. Secondo me in surfa. Io attacco tutto a te. Oh! Però questa lista, il matchup contro controllo, ripeto, lo migliora tantissimo. Cioè, prima c'è ogni... Che succede? Quella. Perfetto. Abbiamo vinto. Lui pensa di recuperare due, uccidere questo come prima, pensa un po', ma questa volta siamo post side e io ho visto parecchia side, mi dispiace. Pensa, andava a 6 però moriva così, cioè io ho vinto in board, potevo tranquillamente far risolvere i danni e poi sparare due di patto. Va bene, 3 l'abbiamo portata a casa, secondo me quella lì col nero combo l'abbiamo cappellata, il mulligan non andava bene, lì si può fare di meglio. Il mazzo mi sembra molto solido, onestamente mi piacerebbe veramente giocarlo di nuovo a Roma, perché era un meta molto di control e abbiamo battuto due control abbastanza facilmente tra Up the Beanstalk e Path of Two the World 3, e quindi provate a lavorarci sopra, una lista interessante. Chiaramente tornando a me, in verità Pioneer chissà quando lo riprenderò in mano, perché questa stagione in Modern e quella dopo è standard, quindi boh. Però sì, magari per i video voglio portare il combo di estratti, la prossima volta porterò quel mazzo lì, però non lo volevo portare questa volta qui perché devo imparare a giocarlo e mi sembra complicatissimo. Signore e signori, grazie per aver guardato, sapete come supportarmi, ciao.